Ragazzi, benvenuti allora a questo focus che abbiamo detto sul Galaxy S4. Vi dovevo quindi la prova di Real Racing che si era bloccata l'installazione, quindi non era arrivato. Quindi proviamo subito come si vede, come funziona. Compriamo la Nissan Silvia, ok, va bene, non fa niente, facciamo gara. A Suzuka, partiamo. Vediamo un po' come risponde l'accelerometro e come va in genere. Il telefono ci sembra che funzioni molto bene, fluidissimo, ottimo schermo. Vabbè, insomma, questo è quanto. Mi sembra che il racing funzioni benissimo. E poi vi dovevo la parte sulla fotocamera che scioccamente non riuscii a trovare. Stavo impazzendo su dove poteva essere, quando invece era qui. Questo tasto qui praticamente mi permette di utilizzare praticamente questo riquadrino che, ok, per sbaglio mi sembra che ho scattato una foto, va bene. Comunque questo riquadrino che praticamente, vedete, mi inquadra a seconda di quello che io vado a vedere praticamente, e mi dà la possibilità di registrare oppure di fare delle foto con questo riquadrino. Naturalmente è possibile utilizzare anche più dimensioni o meno dimensioni del riquadrino, quindi a vedere noi come vogliamo vedere questo riquadro, e poi è possibile anche cambiare del riquadrino, è possibile cambiare anche la dimensione. Per esempio abbiamo il timbro, la sfocato ovale, per esempio la forma a cuore, invece la forma a cuore, vedete, abbiamo la forma a cuore, oppure la finestra, occhio di pesce, eccetera, eccetera. Questo è quanto. Bene ragazzi, un'ultima cosa che volevo farvi vedere del Samsung è un'applicazione particolare che viene utilizzata, secondo me davvero utile, che viene utilizzata in combinazione con la porta inferiore superiore, che sarebbe Watch On, che praticamente permette di collegare il proprio televisore con appunto il telefono. Quindi vi spiego rapidamente come funziona. Facciamo selezionare o paese, scegliamo Italia. Una volta che abbiamo scelto Italia, ci chiede il codice postale, inseriamo quindi il codice postale della nostra zona. Una volta che abbiamo inserito il codice postale, ci dirà di attendere e ci andrà a stire l'elenco dei canali che stiamo vedendo. Facciamo di ignorare e accettiamo. Ecco, e siamo arrivati. Cioè, praticamente abbiamo uno screen di tutti quanti, praticamente di quello che sta succedendo ora in TV, cioè disponibile adesso, possiamo leggere qui sotto. Per esempio su Sport Italia abbiamo Sport Italia Live, oppure se vediamo quello che succederà alle 16 abbiamo quest'altra situazione, alle 17:30 quest'altra che sta andando a caricare, e basterà praticamente schiacciare su per esempio Radio News 24, e se mettiamo guarda ci dirà di guardarlo poi. Se invece torniamo a quello che sta facendo ora, quindi in diretta, per esempio vogliamo vedere cosa sta facendo ora, per esempio su Sport Italia, facciamo guarda e lo mettiamo a guardare. E quindi poi qui possiamo scegliere anche i preferiti, possiamo scegliere dei programmi preferiti, possiamo mettere e possiamo guardare, possiamo scegliere programmi di sport, programmi TV, eccetera. E una cosa carina è che se invece vogliamo utilizzare solo
Il telecomando, senza questo, senza queste cose, ci uscirà qui, ora dovrei impostarlo, una sorta di mini telecomando proprio direttamente sullo schermo con i più, meno e i vari tasti per poter appunto utilizzare il telecomando sul computer. Con questo ho concluso tutto quello che riguardava l'S4 e vi saluto alla prossima videoprova. Ciao!